Iniziamo questa seconda parte della nostra antologia di luoghi siciliani visitando Sciacca, uno dei maggiori centri della costa meridionale dell'isola. La città, di origini antichissime, si presenta oggi con una moltitudine di palazzi che rispecchiano i gusti e gli stili architettonici che si sono succeduti nel corso delle varie epoche, non nascondendo però la sua vocazione marinara, che si manifesta nel suo bene attrezzato porto, dove giungono i prodotti ittici che fanno da supporto alla fiorente industria conserviera apprezzata in tutta Europa. E non va neanche sottovalutata l'arte della ceramica, che si estrinseca sia come arredo urbano, che come produzione di oggetti artistici che vanno a ruba in ogni parte d'Italia. La città era ovviamente cinta da mura, con parecchi varchi d'accesso, fra le quali la più imponente è certamente la Porta Palermo, di cui si possono ancora vedere i possenti battenti che la chiudevano. E non poteva mancare il solito castello voluto dal conte Ruggero, di cui oggi restano solo i ruderi che vi mostriamo. Il primo nucleo cittadino era ubicato proprio in questa zona, dove spicca la chiesa di Santa Maria d'Itria, ricostruita nel 1776. Poco lontano, la chiesa di San Michele Arcangelo, con una statua quattrocentesca raffigurante il santo. Sul fianco destro, la tarchiata torre campanaria, che un tempo probabilmente apparteneva alle mura arabo-normanne. E la particolare religiosità dei sacenzi si manifesta ancora in numerosissime altre chiese, fra cui quella dedicata a Santa Margherita, della quale vediamo un particolare degli stucchi di Orazio Ferraro e il bell'organo in legno intarsiato, o quella del Carmine con l'incompiuta facciata barocca di Andrea Giganti. All'ingresso una bella porta scolpita con scene del Vecchio Testamento, mentre l'interno a tre navate custodisce opere di notevole interesse artistico.
Fra i palazzi d'epoca di cui è ricca questa città, particolare interesse merita lo steripinto, singolare costruzione di stile siculo catalana del 1500, con facciata a punte di diamante coronata da merlature. Poi, nella grande piazza antistante la chiesa di San Domenico, un variopinto mercato, ricco fra l'altro di pezzi di antiquariato di notevole pregio. Nella stessa piazza il maestoso collegio dei Gesuiti, oggi sede del municipio. Poco più avanti il Duomo, dedicato a Maria Santissima del Soccorso. All'interno, questo affresco della volta rappresentante la deposizione di Cristo. Poi il Palazzo dei Tagliavia e quello dei Perollo in stile tardogotico. Un po' fuori dal centro abitato, il cosiddetto Giardino Incantato di Filippo Bentivegna, stracolmo di teste scolpite nella pietra, che danno la percezione di una continua e inquieta ricerca da parte dell'autore di qualcosa di trascendentale. Ma prima di lasciare questa città, non possiamo fare a meno di visitare le rinomate terme? All'interno delle quali c'è la possibilità di sottoporsi a cure di indiscussa efficacia terapeutica.
Ripreso il viaggio, percorriamo la litoranea verso est e giungiamo nella accogliente città di Licata, che conta oggi ben 45.000 abitanti. La data della sua fondazione si perde nella notte dei tempi, ma è certo che quel territorio vantò presenze umane sin dall'età del bronzo, come testimoniano queste tombe a grotticella esistenti nella Valle del Salso. La parte storica della città a noi pervenuta è quella del XVII secolo, epoca in cui si ebbe un notevole sviluppo economico dovuto soprattutto al commercio del pesce, del grano e dello zolfo. Punto cruciale del centro storico è la Piazza Progresso, dove spicca il Palazzo del Municipio in stile Liberty, opera di Ernesto Basile. All'interno questo trittico del XV secolo. Nelle immediate vicinanze il bel palazzo frangipane del XVIII secolo, oggi sede della Banca Popolare Sant'Angelo. Poi il convento e la chiesa di San Francesco all'interno della quale esiste questa tela di Domenico Provenzali raffigurante l'Immacolata Concezione. Questa è la ben curata Villa Elena, che rappresenta uno dei tanti polmoni verdi della città. La grande piazza che adesso vediamo ospita da una parte il nuovo museo civico di cui vediamo il cinquecentesco chiostro interno, mentre dall'altra vi è il convento e la chiesa di Sant'Angelo del XVII secolo,
all'interno della quale è ospitato questo quadro raffigurante il martirio del santo, l'urna argentea contenente le sue spoglie e le varette lignee che si fanno sfilare per le vie della città in occasione della festa rionale. Sbucati in via Roma, altri palazzi d'epoca. Fra cui quello che ospitò nella notte del 20 luglio 1860 Nino Bixio e Menotti Garibaldi. Questa è la chiesa di San Domenico, fondata nel 1618. L'interno, ad una sola navata, custodisce numerose opere d'arte, fra cui questo Sant'Antonio Abate di Filippo Paladino. Poi la chiesa matrice, dalla facciata molto degradata, ma ricca all'interno di pregevoli opere attribuite al pittore siracusano Raffaello Politi. Pregevole è la cappella del crocifisso, rivestita da una sfarzosa decorazione lignea, intagliata e decorata. Ma prima di lasciare la città, diamo uno sguardo alla estesa spiaggia e al castello di Sant'Angelo in cima al monte omonimo, da cui si possono godere questi splendidi panorami. Spostandoci ancora verso est, giungiamo a Falconara, località rinomata per la presenza del castello che vediamo, unico a sorgere in riva al mare. Il maniero, la cui data di costruzione è incerta, fu dimora dei Branciforte, dei Caramonte e dei Bordonaro. Il suo nome deriva dalla presenza di una torre
dove un tempo si allevavano i falchi. L'edificio, il cui interno è ricco di ceramiche, quadri, mobili d'epoca, non è purtroppo visitabile perché è proprietà privata. Poi, con un ultimo strappo all'acceleratore, torniamo alle nostre abituali occupazioni.